Benvenuti a questa iniziativa che abbiamo organizzato come ISGRE, CARCI e AMPI provinciale e sezione Palazzoli per il 77° anniversario della liberazione di Grosseto. Abbiamo pensato a un momento di riflessione sull'evoluzione del discorso pubblico e su, in particolare sulla figura del partigiano, quindi sulle rappresentazioni di ieri e sulle narrazioni di oggi sul tema. Prima di entrare nel merito vi faccio... passo il microfono, lo disinfetto, vi faccio fare i saluti dal presidente dell'AMPI provinciale Luciano Calì per la sezione, per il provinciale e per la sezione di Grosseto. Ringrazio la dottoressa Cansella, naturalmente ringrazio anche il presidente Passaniti per quanto riguarda l'ISGREC, ringrazio anche il delegato, ex presidente dell'ARCI provinciale Cristian Sensi, che è qui accanto a me. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi perché siete presenti nonostante naturalmente sia un pomeriggio lavorativo e nonostante naturalmente anche la temperatura che segna un po' quello che riguarda naturalmente la presenza qui oggi pomeriggio. Oggi è una giornata fondamentale per la città di Grosseto, per la provincia di Grosseto, perché segna la liberazione del capoluogo. Da questo punto di vista, tra qualche minuto, insieme al prefetto, ci sarà naturalmente un po' il saluto lì alla lapide che è posta a Porta Vecchia. Vi dico subito che naturalmente sia il provinciale, l'AMPI provinciale, che la sezione di Grosseto sono qui presenti oggi davvero con grande piacere, non soltanto per portare il saluto e la vicinanza dell'AMPI, ma soprattutto perché eventi come quello odierno sono esempi di testimonianza di memoria attiva. Ed è importantissimo procedere in questo senso, procedere ancora di più in questo senso e possibilmente anche rilanciare queste iniziative per il prossimo futuro, perché è un modo che ci consente, consente all'ISGRE, che consente all'AMPI di continuare a svolgere quello che è il nostro compito, che è proprio da una parte la storia, dall'altra invece la testimonianza attiva attraverso invece le storie di chi ha vissuto, come nel caso del compagno Gennaro Barboni che è qui oggi insieme a noi ed è da questo punto di vista l'esemplificazione di ciò che è stata la guerra di resistenza, essendo lui partigiano. È anche un modo fondamentale per avvicinare le nuove generazioni, perché attraverso il connubio della storia, delle storie personali di chi è legato alla resistenza, si può portare avanti insieme un percorso anche nel prossimo futuro e credo che da questo punto di vista della memoria, dei principi, di tutto ciò che è legato naturalmente alla possibilità di avere una vita libera in una Repubblica democratica, nessuno deve essere geloso. Bisogna naturalmente da questo punto di vista evidenziare la collaborazione e l'AMPI in questo senso insieme all'ISGRE che sono qui naturalmente a testimoniare che tutto ciò va fatto oggi e va fatto anche nel prossimo futuro. Naturalmente il ringraziamento va anche a chi presenterà oggi anche il libro per quello che riguarda naturalmente dei preconcetti che sono stati un po' evidenziati negli ultimi anni e che da questo punto di vista, dal punto di vista proprio di chi fa ricerca storica, è utile attraverso il fact-checking portare avanti naturalmente anche un'opera di chiarimento in merito a questo. Quindi alla dottoressa Colombini e poi al dottor Filippi, da questo punto di vista, va assolutamente il nostro ringraziamento. Ripeto, ancora grazie al presidente Passaniti, al Cristian Sensi per quanto riguarda l'ARCI provinciale e ripasso nuovamente il microfono alla dottoressa Cansella per naturalmente proseguire quello che sarà questa attività odierna. Congratulazioni a tutti e buon lavoro. Grazie mille. Io passo in realtà subito il microfono a Cristian Sensi per l'ARCI provinciale di Grosseto. La cosa più piacevole di fare il saluto è togliersi la mascherina in questa occasione. No, non è vero. È piacevole anche essere qui e nell'accodarmi diciamo, ai ringraziamenti e mi preme precisare che insomma, questa iniziativa voluta anche dall'ARCI insieme ad altri è un'iniziativa per noi particolarmente importante perché abbiamo sempre cercato come associazione di
mettere, visto che è una parola di moda, nella società gli anticorpi, diciamo di vaccinare la società per quei disvalori che ci sono, quindi i nostri anticorpi che sono l'antirazzismo, l'antifascismo, la solidarietà, e un'iniziativa del genere, un'iniziativa come quella di oggi, è un'iniziativa che ci fa particolarmente piacere, perché andiamo a discutere di qualcosa smontando quella che è una narrazione ormai piuttosto comune nel nostro paese, una narrazione che è sbagliata, una narrazione che viene da lontano, una narrazione rispetto alla quale dobbiamo appunto sviluppare anticorpi e le categorie per poterla contrastare. In questo senso il libro dichiara, che sarà una parte diciamo dell'iniziativa di oggi, è particolarmente interessante perché dà una visione diciamo semplice delle cose, consente di contrastare questa narrazione senza chiaramente cadere in nessuna semplificazione e senza diciamo allontanarsi da quella che è la ricerca storica e come si fa la ricerca storica. Quindi è una risposta sicuramente importante e meno male, lo dico per noi, ci siamo svegliati anche un pochino tardi, è una risposta sicuramente importante ad una narrazione che invece è tutto fuorché ricerca storica, ma è luogo comune, che però ha fatto e fa particolarmente presa. Fa particolarmente presa purtroppo anche nella nostra città, sono all'ordine del giorno anche a Grosseto, che appunto è stata liberata oggi, e spesso diciamo ce ne dimentichiamo, sono all'ordine del giorno le varie strumentalizzazioni della storia da parte della politica. La politica dovrebbe occuparsi di altro, diciamo, non dovrebbe occuparsi di ricostruire una storia che diventa inevitabilmente parziale quando finisce in preda al dibattito politico. Purtroppo invece anche Grosseto non è immune da questo, con diciamo affermazioni e con uscite non proprio felici da parte di tanti che invece confondono in qualche modo la loro attività politica istituzionale con qualcos'altro. Quindi vi ringrazio a tutti per esserci e passo la parola di nuovo a Ilaria. Grazie mille. Grazie mille anche a Christian Sensi per queste belle parole. Passo la parola per i saluti al presidente dell'ISGREC, Paolo Passaniti. Bene, allora grazie, davvero ecco una bella giornata per riprendere anche degli incontri finalmente in presenza, anche se nonostante grandi difficoltà anche relative alla sede, l'attività dell'ISGREC in questo periodo non si è mai fermata e è proseguita anche con molte iniziative online, anche di enorme successo. Però era naturalmente importante anche riprendere un contatto finalmente dal vivo, ecco, anche perché poi la pandemia ci ha insegnato l'importanza della tecnologia, ma anche poi la bellezza dell'incontro dal vivo, ecco, di una vita fatta di incontri, e di incontri pubblici come quello di oggi, appunto, grazie anche appunto all'AMPI e all'ARCI per l'organizzazione di questo momento di riflessione sulla resistenza. E qui mi sembra ecco importante soprattutto ecco la risposta rispetto a queste narrazioni di cui si parlava, ecco, rispondere diciamo così ai terrapiattisti della storiografia, l'unico modo possibile appunto è quello della ricerca storica, e è un po' ecco la missione del,
dell'ISGREC, la ricerca storica partendo dal territorio ma aprendosi a grandi questioni, e la giornata di oggi lo conferma, con appunto interventi che riguardano la cultura della resistenza nel nostro territorio, ma anche all'apertura ai grandi temi. È importante poi, dal punto di vista civile, continuare a parlare della resistenza considerando anche le stratificazioni della memoria, il tempo storico che ormai ci separa, e quindi questo tempo storico, questa distanza, rende ancora più importante, sul piano civile, poi trasmettere questi valori alle nuove generazioni senza dare nulla di scontato. E quindi, ripeto, la funzione dell'ISGREC, la funzione anche dell'AMPI, dell'ARCI, di tutte le associazioni che si rifanno ai valori democratici, è proprio anche quella appunto di trasmettere valori e rispondere, ripeto, a narrazioni fasulle attraverso la ricerca storica, senza porsi sullo stesso piano. L'unica risposta possibile appunto è una storia fondata sulla ricerca. Bene, ringrazio, non voglio prendere ulteriore tempo per la discussione. Allora, io ringrazio moltissimo tutti coloro che sono intervenuti per i saluti, li libero da questa terribile posizione in cui siamo, chiederei ai relatori di accomodarsi invece al tavolo. Senti, mancava. Abbiamo scelto di lasciare all'ombra il pubblico, mettiamola così. Allora, dunque, come ricordavano Calì, Passaniti e Cristian Sensi, oggi liberazione di Grosseto, 77esimo della liberazione di Grosseto. L'anno scorso, nell'impossibilità di celebrarla, l'ISGREC ha proposto una mostra che fu un tentativo di fare il punto sulle conoscenze storiche e fu un tentativo di divulgazione di quelle conoscenze. Quest'anno l'opportunità di poterci trovare in presenza ci ha suggerito la modalità del dibattito. Il dibattito proprio sul tema del discorso pubblico sulla resistenza e quindi su come questo discorso si trasforma nel tempo e come lo sguardo di oggi influisce su quelle che sono le narrazioni della resistenza e della guerra di liberazione. Ovviamente il racconto della resistenza non può essere lo stesso oggi di ciò che era negli anni 60, non può essere lo stesso di quello che era negli anni 70, ma a fronte della fine, diciamo, di quella narrazione corale degli anni 60 della resistenza, ci chiediamo quali siano oggi invece le risposte che possiamo dare alle accuse che la resistenza subisce, che subisce tutti i giorni nel discorso pubblico. È un tema complesso, che va dal discorso generale al discorso locale, perché poi entra proprio nel merito degli studi che si riflettono sui territori. E noi per affrontarlo abbiamo chiamato tutta una serie di amici che stanno affrontando questo tema, perché sono tutte persone che sono o uscite recentissimamente con dei libri sul tema o che ci stanno comunque lavorando. Chiara Colombini e Francesco Filippi, come ricordavano, autori della collana Fact Checking, di La Terza, che anche grazie ai loro contributi sta portando avanti un'operazione culturale di ampio respiro che è finalizzata proprio a inserire, a reinserire il discorso degli storici nel discorso pubblico e che in qualche modo ha permesso a Chiara e a Filippo di provare a fornirci con i loro libri degli strumenti per rispondere appunto alle distorsioni e agli stereotipi che il
presente reca sull'antifascismo, sulla resistenza e anche sul fascismo. Alessandro Orlandini, direttore dell'Istituto di Siena, che è uscito ora con un bel volume sulla resistenza senese, un volume collettaneo a cura di un gruppo di ricerca senese e che ha fatto il punto sugli studi condotti sul territorio. L'ha fatto con un atteggiamento completamente privo di retorica, a mio giudizio, nel tentativo probabilmente anche in questo caso di offrire un prodotto che sia accessibile alla divulgazione, quindi non necessariamente finalizzato agli specialisti. E Filippo Masina, che è un ricercatore dell'Università di Siena, sta collaborando con l'ISGREC a una ricerca sulla resistenza in Maremma che vedrà la luce alla fine dell'anno e che quindi ci racconterà qualcosa di più sul nostro territorio, facendo anche un po' il punto sugli studi che sta portando avanti. Anch'io non mi voglio dilungare, lascio la parola a Francesco Filippi con un intervento dal titolo Resistenza, passato, presente e futuro del racconto di liberazione. Grazie mille per la presentazione. Il mio sarà un intervento caldo e appassionato perché ci tengo molto, caldo per la scelta della location, ma diciamo che il mio vorrà essere un intervento introduttivo. Sono molto curioso di sentire chi mi succederà in questo dialogo, che spero effettivamente sia un dialogo, perché ho molte domande per tutti voi, sappiatelo. E a me è il compito di mettere qualche puntino sulle i, chiamiamolo così, riguardante quello che è non la storia del movimento di liberazione, ma la storia della percezione, grazie mille, del movimento di liberazione. Io, occupandomi negli anni di formazione di storia della mentalità, non ho potuto fare a meno di prendere atto del fatto che in questo paese, e non dico nulla di nuovo, c'è un problema. C'è un problema con una memoria che evidentemente non è stata ricostruita e sedimentata attraverso più generazioni, tanto da essere storicizzata. L'Italia è un paese che non ha un museo dedicato al fascismo, che sta parlando da decenni della costruzione di un museo del fascismo, ma l'Italia non riesce ad avere un museo del fascismo perché nei musei ci metti i reperti storici. E in questo paese, stando alla cronaca dei giornali, le seconde, terze, quarte pagine dei giornali, si scopre che il fascismo non è un fenomeno storicizzato, è un fenomeno storico che è ancora molto presente. Oggi io dovrei parlare di antifascismo e della sua declinazione militante, militare, cioè la resistenza, e per farlo sono costretto a prendere atto per l'ennesima volta di un modo di declinare l'antifascismo. Che cos'è l'antifascismo? È ciò che si oppone al fascismo, una banalità non troppo da un punto di vista della semantica di quello che andremo ad affrontare. Antifascismo è tutto quello che ad un certo punto decide di non volere che in questo paese, in Italia, prenda piede l'ideologia, o riprenda piede l'ideologia totalitaria mussoliniana. È la grande svolta del 44 che tutti conosciamo, l'idea che ci siano poche cose che uniscono quelli che dai badogliani fino agli anarchici internazionalisti che sono venuti in Italia per fare il secondo tempo della guerra di Spagna, come dice qualcuno, hanno veramente poco in comune. L'unica cosa che hanno realmente in comune è il punto fermo della volontà di scacciare l'elemento totalitario. L'antifascismo italiano, evidentemente come fenomeno di reazione al fascismo, si basa su quello che il fascismo è o non è in questo paese. Ecco perché l'antifascismo in Italia cambia. Negli anni 20, negli anni 30, l'antifascismo italiano è una galassia di scappati di casa che obiettivamente sono messi sotto il tallone di un regime dominante, forte e risoluto. Dopo l'8 settembre del 1943, l'antifascismo e la sua componente militare e di lotta alla resistenza prendono le redini del movimento di liberazione e costruiscono quello che oggi noi possiamo, a 77 anni di distanza, felicemente celebrare, cioè la liberazione di tutti noi, la costruzione dell'ente democratico e strutturato dello Stato italiano. Ma è anche vero, adesso qua mi discosto, io spero che tra gli storici qui presenti non ci sia qualcuno che possa storcere il naso per questa frase, è vero
da un punto di vista strettamente storiografico, che il fenomeno storico del fascismo ha un inizio e una fine ben collegati alla figura storica del fondatore del fascismo, Benito Mussolini. Quindi è innegabile che il fascismo storico abbia un inizio, 19, 22, 24, 26, prendete voi la data che più vi aggrada per parlare dell'inizio di questo regime. Nota margine, a me piace molto il 22, anche perché è il primo momento di contatto e connivenza diretta tra forti strati dello Stato e della società e del regime, e ha anche una sua fine, l'aprile del 45, con la morte fisica di Benito Mussolini. Il fascismo finisce nel 1945 in Italia, ma i fascisti no. Uno dei problemi di questo paese è che dopo il 25 aprile del 45, dal maggio del 45, i fascisti, coloro i quali si richiamano a, non chiamiamola ideologia, a quell'insieme raffazzonato di idee che per 20 anni sono riusciti a mantenere una cricca al potere, continuano a essere presenti nella vita delle italiane e degli italiani. Nel dicembre del 1946 viene fondato il Movimento Sociale Italiano, che si richiama alla parte più turpe e finale della esperienza fascista di questo paese, cioè la Repubblica Sociale, con fascisti del calibro di Giorgio Almirante, e prosegue nella sua vita ed è presente nella vita di questo paese, diciamo, fino ai nostri giorni. Oggi in Parlamento siede un partito che ha nel proprio simbolo la fiamma degli arditi, che viene presa come simbolo del Movimento Sociale nel 1946. Quindi non parliamo nemmeno di post-fascisti. E, per converso, non parliamo nemmeno di post-antifascisti o di anti-post-fascisti. L'antifascismo italiano si caratterizza per la vitalità, purtroppo, del fascismo in questo paese. Ecco che il centro del mio intervento quindi si tradurrà in due grandi puntualizzazioni. La prima: come stava l'antifascismo italiano nel 1945-1946, cioè quando viene meno lo spauracchio fisico della presenza del regime? Come sono gli antifascisti italiani nel 1945? E la seconda, più importante forse per noi oggi, domanda è: come sta l'antifascismo ora in questo paese? Non anti post fascismo, non anti neofascismo, ma antifascismo oggi in questo paese. Cercherò di essere brevissimo, anche perché mi hanno dato un minutaggio. Mi raccomando, infilami una penna in un ginocchio, io capisco che dovrò smettere. Sono gorroico, ve lo dico. Nel 1945 c'è un problema di fondo. Il 1945 segna lo spartiacque attraverso cui un'intera società deve prendere atto di dover ricostruire le proprie basi narrative. Accade in Italia come accade in altri paesi, ad esempio la Germania. E tanti fanno l'esempio, ecco, i tedeschi hanno fatto i conti con il loro passato, mentre gli italiani non l'hanno fatto. Premessa anche da questo punto di vista da vecchio fact checker, da vecchio cacciatore di bufale. Anche in Germania il tema della memoria non si risolve con Norimberga, anche la Germania ha un percorso complesso, plurigenerazionale, di confronto con il passato di denazificazione. Tant'è vero che oggi gli studi riguardanti la denazificazione in Germania parlano dello stato dell'arte attuale. Ci insegnano i colleghi tedeschi che purtroppo, da un punto di vista della storia delle idee, non puoi fare i conti una volta per tutte con i grandi obbrobri quali il totalitarismo. Purtroppo ogni generazione deve rifare i conti. Ma torniamo al 45. In Germania c'è Norimberga. E in Italia? In Italia il tema è complicato, è molto più complicato, molto più aperto. Io ve la dico semplice perché sono un formatore, non sono uno storico d'accademia, e ve la racconto come la racconto alle ragazze e ai ragazzi che accompagno al treno della memoria, per farvi capire quale sia la differenza nel rapporto che si ha con il fascismo in Italia o con il nazismo in Germania, ad esempio. Prendiamo John e Jack, due soldati statunitensi che partono da New York con una missione: prendere a calci nel sedere i totalitarismi europei. Partono da New York nel 43-44 e hanno due misure diverse nel loro modo di appropriarsi della conquista, della esportazione della democrazia, come si diceva allora. Lo si è detto anche dopo, ma allora era vero. John arriva, sbarca in Normandia, e che cosa deve fare? Deve liberare l'Europa dai cattivi. E chi sono i cattivi? Tutti quelli che parlano tedesco. È molto semplice. John può partire da Calais e arrivare a Berlino, e finché spara quelli che parlano tedesco, la dico semplicemente, ci imbrocca. E quando nel 45 arriva a Berlino,
c'è un cut-off all'interno della, cioè uno spegnimento all'interno della società tedesca, che fino a 10 minuti prima combatteva ancora centinaia di migliaia di soldati della Wehrmacht per la sopravvivenza del Terzo Reich millenario, e a partire dal 10 maggio del 1945 milioni e milioni di persone devono reinventare se stessi, sapendo che il loro passato non può essere preso a base e misura di ricostruzione del proprio presente e del proprio futuro. I tedeschi sanno che sono i cattivi della storia. E Jack? Jack fa una vita un po' diversa. Jack sbarca in Sicilia, o magari sbarca ad Anzio, e durante la traversata scopre una cosa interessante. Mentre John ce l'ha semplice, i tedeschi sono tutti cattivi, a Jack viene detto che gli italiani sono di due specie diverse. Ci sono gli italiani cattivi, quelli che non l'hanno capita, quelli che al nord stanno ancora con i tedeschi, eccetera, eccetera. E poi c'è questa nuova specie di italiani buoni, i co-belligeranti, grazie a un ircocervo da un punto di vista delle normative militari che viene inventato nell'ottobre-novembre del 43 per spostare l'asse di scontro. E quindi Jack davanti a due tipi di italiani, i tedeschi e i buoni, quelli che combattono contro e quelli che combattono con. Ecco perché il 25 aprile del 1945 in Italia c'è la liberazione, mentre il 9 maggio del 1945 in Germania c'è la sconfitta. Questa cosa, da un punto di vista dell'approccio a quello che sarà poi il modo di intendere la resistenza, quindi quei mesi, è veramente fondamentale. In Germania c'è un movimento che deve ripartire dalle ceneri. In Italia diciamo che Jack e gli angloamericani sono felici di vedere che gli italiani hanno capito la nuova novella. Avevano chiesto agli italiani di fare la defascistizzazione, come l'hanno chiesta ai tedeschi. In Germania si mette in piedi un vero e proprio tribunale, il tribunale di Norimberga, che viene fatto perché? Per dimostrare che quella che è stata fatta non è un'operazione di guerra, ma un'operazione di polizia, che non si conclude con un armistizio, ma si conclude con un processo, perché quelli non sono soldati, sono criminali. E in Italia? In Italia va un po' diversamente. Gli angloamericani non hanno nessun interesse ad affondare il colpo richiedendo agli italiani di ripulirsi. E ripulirsi da cosa? Mettere in galera i grandi gerarchi. Chi? Graziani viene in mente a tutti, ovviamente. Ma poi, prendiamo quello subito dopo, Badoglio. E come fai a mettere in galera uno con cui hai firmato un armistizio e che per mesi è stato il trade union tra un paese e l'altro? E poi, soprattutto, la domanda. Defascistizziamo lo Stato, d'accordo. Chi è stato fascista? Ecco, uno dei punti fondamentali del rapporto tra la memoria della resistenza, il passato di questo paese e la propria interpretazione è che spesso si dimentica che il fascismo, oltre ai mesi di resistenza, è stato anche 20 anni di regime personale presente nella vita degli italiani, non solo nella vita pubblica, non solo nella vita privata, addirittura nella vita intima. Si parla di un partito e di un regime che volevano decidere quanti figli gli italiani dovessero fare. Stiamo parlando di questo, stiamo parlando di 20 anni di regime pervicace. Poi, per carità, Hannah Arendt parlava di totalitarismo imperfetto, nel senso che non ci sono forse riusciti del tutto, però ci hanno provato lacrimente per almeno un paio di generazioni di italiani. E allora d'accordo, ritorniamo alla domanda. 1945, defascistizziamo. Chi è stato fascista in Italia? I gerarchi? D'accordo, va bene, un po' se la cavano, un po' no. Ma chi è stato realmente fascista? Chi può dire di essere stato realmente antifascista, tranne i pochi scappati di casa di cui parlavamo prima, che hanno subito il confino, o che addirittura peggio, sono stati perseguitati e sono andati in esilio, o i morti? Chi può dirlo? Nel nostro paese ci sono almeno un paio di presidenti della Repubblica, post-45, che in quanto professori universitari hanno giurato fedeltà al fascismo. Einaudi. Perché? Perché per insegnare all'università dovevi giurare fedeltà al fascismo. Chi è fascista nell'Italia del 45? Lo è il funzionario di polizia? Lo è il prefetto? Lo è il postino? Milioni di persone che hanno avuto a che fare con la cosa pubblica. E dove lo metti il confine? Se hai ammazzato qualcuno? Se hai fatto valere la tua camicia nera nei confronti di altri? Se hai usufruito dell'aiuto del partito per arrivare da quella parte? Se hai tirato le 1000 lire perché hai fatto 12 figli?
dove lo mettiamo il confine? È una domanda enorme, troppo difficoltosa per un paese in cui ancora scorre il sangue, in cui ancora, dopo il 25 aprile del 45, perché vedete, non è che si spenga una guerra come si spegne un elettrodomestico. C'è troppo, troppo odio, c'è troppa violenza, violenza istituzionalizzata per le strade. E quindi ancora nel 45-46 le rese dei conti sono all'ordine del giorno, ma probabilmente ne parlerà chi seguirà nel dibattito. E allora questa domanda piano piano scompare. Piuttosto che porsi la domanda, sei stato realmente antifascista, tolti quelli che hanno combattuto e anche quelli che hanno detto di aver combattuto, perché c'è anche tutta quella trafila, ci sono milioni di persone che la domanda non se la vogliono porre e guardano al futuro. E come sta l'antifascismo italiano nel 46, 47, 48? Subisce questo silenzio e questa frattura. Pensiamo all'antifascismo del Partito d'Azione, quelli che erano contro l'idea della pacificazione nazionale, quelli come Parri, che nelle elezioni generali del 1946, per cui si vota per tante cose, certo si vota per la monarchia repubblica, ma anche per l'assemblea costituente, ebbene andiamo a vederli questi dati. I partiti della pacificazione nazionale, su tutti, Democrazia Cristiana, i socialisti, le anime dei socialisti e il Partito Comunista Italiano, insieme prendono oltre l'80% dei voti. E loro vanno alle urne dicendo, tra le altre cose, la commissione di defascistizzazione intanto la avvochiamo al governo e poi vediamo come andrà. Gli antifascisti duri e puri di Parri ce lo ricordiamo come vanno, quelli che vanno alle urne dicendo non vi preoccupate, con noi si faranno i conti con il passato regime. Fanno l'1,4. C'è una volontà di pacificazione del paese che passa sopra alla volontà di giustizia e è anche comprensibile, stiamo parlando di un paese che ha vissuto mesi di guerra civile, una guerra mondiale, uno stato di militarizzazione e di guerra semipermanente almeno a partire dal 1935 con l'impresa d'Etiopia. Stiamo parlando di gente stanca di vedere scorrere il sangue. E stiamo parlando di una realtà geopolitica internazionale che ha altro da fare, c'è la guerra fredda che incombe, ma chi ce lo fa fare di fare le domande? Quando alla fine del giugno del 1946 tutti gli ex prefetti fascisti, ora prefetti del nuovo Stato e quindi prefetti repubblicani, tengono il punto e assicurano a De Gasperi il controllo sulla società che porterà all'accettazione, pur con qualche ritrosia falsa e accusa di brogli falsa, l'accettazione della Repubblica, il patto della democrazia, credere nello Stato purché sia lo Stato, indipendentemente da chi li ha nominati. L'antifascismo soffre di questo e viene in qualche modo suddiviso nelle varie nuove correnti identitarie che creano le nuove identità della Repubblica. I rossi e i bianchi, i cattolici e i comunisti, su tutti, e gli altri. E la Resistenza in questo sopravvive perché è fondamento della Repubblica. Io ho letto le dichiarazioni di un comune dell'Umbria, Todi, in cui si parla della fantomatica Costituzione antifascista italiana. Non è per niente fantomatica, è stata costruita, è nata ed è costruita sull'antifascismo e per questo è stata in piedi 50 anni e per questo ha sofferto il colpo della fine della Prima Repubblica, in cui in qualche modo, come si dice dalle mie parti, si è buttato il bambino con l'acqua sporca. I valori resistenziali che erano stati additati come fondanti della Prima Repubblica sono stati spazzati via con la Prima Repubblica e si è cominciato a parlare d'altro. Chiara, meglio di me, sa che cosa sta dietro la definizione di pansismo, di questo rigurgito di ritorno in cui si utilizzano come clave identitarie e di politica spiccia e di piccola politica dei casi fortuiti estrapolati da un contesto che faranno la contronarrativa della Resistenza. È un periodo di declino. Finisco perché ve l'avevo detto, sono stato lunghissimo e mi dispiace, ma comunque reinterverrò, non preoccupatevi. Sto patendo, ma per stare qui con voi. E come sta l'antifascismo oggi? L'antifascismo oggi sta nel momento, sta come reazione al fascismo di oggi. E quindi la domanda è: dove sta il fascismo oggi? Diciamo che da un punto di vista strettamente di racconto pubblico l'asticella si è spostata un bel po' più in là.
si sopporta molto di più ultimamente. Escono molto più facilmente delle frasi che non sarebbero state tollerate. In uno dei miei libri parlo della legge Scelba e della difficoltà della sua applicazione, perché è stata una scelta, è stata una legge volutamente lasciata da interpretare, diciamo, in gran parte. Ecco, negli anni 50 i ragazzotti che andavano a Predappio a fare il saluto romano li si puniva con la legge Scelba, li si incriminava quantomeno. Una delle ultime sentenze della Cassazione parla del saluto romano come atto di rievocazione storica e nostalgica. L'asticella è andata in là. L'antifascismo oggi è sotto pressione. Vedo, e finisco, alcune iniziative che vorrebbero tenere in piedi le tematiche riguardanti l'antifascismo e che forse lo fanno con buona volontà, ma non c'entrano il punto. L'antifascismo non è di sinistra perché non nasce di sinistra. L'antifascismo è connaturato all'elemento democratico. In questo paese dobbiamo ancora metterci in testa che, pur essendo di sinistra, per esempio io devo capirlo ancora, devo accettarlo ancora che il contrario di fascismo non sia comunismo e men che meno sovietismo. Il contrario di fascismo è democrazia. Quindi l'attacco all'antifascismo che viviamo oggi è un attacco alla democrazia italiana, quella che viviamo oggi. Soluzioni? Un po' di educazione civica al momento è segnare dei paletti, avere la capacità di segnare dei punti nodali che stacchino finalmente dall'ambito strettamente politico il tema valoriale della politica alta e la colleghino a qualcosa di più vero, di più forte. Abbiamo una seconda repubblica scricchiolante, parliamo dei valori di questa repubblica. Non se ne è mai fatto, si parla di leggi elettorali, ma che cosa ci spiega come stiamo insieme? Io vengo da una regione in cui non è così semplice, il Trentino Alto Adige. Ce lo raccontate quali sono i valori che vengono da una storia. Abbiamo bisogno di una storia comune riconosciuta, abbiamo bisogno di storia. E quindi lascio la parola a quelli dopo di me. Grazie. Allora, nel frattempo che noi ci riorganizziamo per sfuggire al sole, ringrazio moltissimo Francesco Filippi che ha problematizzato ulteriormente la posizione, la questione. E, no, grazie invece, perché è sempre più interessante quando le questioni si complicano. E lascio invece la parola a Chiara Colombini, che è dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino e che è autrice di un volume che già dal titolo ci chiarisce qualcosa, perché si chiama Anche i partigiani, però, ed è un volume che parte proprio da quel discorso lì, da quei discorsi lì, per smontare le argomentazioni che oggi spesso vengono contrapposte al racconto della resistenza. Chiara? Grazie, intanto buonasera a tutti e vorrei prima di tutto ringraziare per l'invito Ilaria, l'ISGREC, l'ARCI e anche l'AMPI. Scusate la digressione personale, ma mi fa particolarmente piacere essere a Grosseto, perché è una città dove vivono tante persone care alla quale mi sto affezionando, quindi mi fa particolarmente piacere. Ringrazio anche Francesco per l'introduzione che ha fatto, soprattutto per avere complicato il quadro, come ha detto Ilaria. Io provo a scendere un po' più nel particolare e provo a farlo a partire da un lavoro che ho fatto nei mesi passati, cercando di confrontarmi con le immagini del partigiano, le immagini dei partigiani, anzi, nel discorso avverso alla resistenza, nel discorso polemico nei contrari della resistenza. Io sono partita dal presente, però è una rappresentazione che non nasce certo oggi ed è invece una rappresentazione che ha una storia risalente, molto risalente. Possiamo dire che la rappresentazione contraria del partigiano nasce ovviamente durante lo stesso corso della guerra, durante la resistenza. Però si struttura in quell'immediato dopoguerra così faticoso e così difficile per tanti aspetti, e si struttura con la saldatura di due anime diverse, di due anime della memoria diverse. Diciamo così, nella
la costruzione della memoria subito dopo la guerra si divide come in tre grandi campi. C'è il campo degli antifascisti, quelli che costruiscono la storia della resistenza, c'è il campo degli eredi di Salò, quindi la voce degli sconfitti e contraria alla resistenza, e poi c'è un campo vasto, che è quello che è popolato da tutta quella larga fetta della popolazione italiana che non ha preso parte alla guerra civile, a quella che è stata chiamata da De Felice zona grigia. Possiamo dire che in quest'ambito vasto, per quanto, poi magari ci torniamo in un secondo momento, per quanto secondo me questa rappresentazione abbia dei limiti, in ogni caso in quest'ambito vasto nasce una rappresentazione e una memoria della resistenza che non è fascista, non si può schiacciare su quella fascista, ma sicuramente non è antifascista. E come è stata definita da molti storici, una narrazione, una rappresentazione anti-antifascista. Bene, con l'inizio della Guerra Fredda, diciamo che si ha, pur restando non sovrapponibili, c'è una saldatura tra la rappresentazione della resistenza di matrice fascista e quella anti-antifascista, un largo campo contrario alla resistenza. Questo tipo di questa saldatura avviene in nome dell'anticomunismo, avviene nel momento in cui, diciamo così, se l'asse che fino a poco prima aveva diviso l'Italia era quello tra fascismo e antifascismo, con l'inizio della Guerra Fredda l'asse di riferimento diventa comunismo-anticomunismo. In ragione di questo avviene la saldatura a cui accennavo. La rappresentazione della resistenza, contraria alla resistenza, polemica nei suoi confronti, io credo che non presenti grandi variazioni nel tempo per quanto riguarda i suoi contenuti. Invece presenta dei cambiamenti per quanto riguarda la sua efficacia, la sua capacità di penetrare nel corpo della società, di trovare ascolto, di diventare discorso diffuso e accettato nel senso comune. E io credo che da questo punto di vista siano lo snodo fondamentale siano quegli anni 90 che ha evocato poco fa Francesco. Gli anni in cui non soltanto, ovviamente, a fine la Guerra Fredda, a fine il sistema bipolare che aveva regolato il mondo, non soltanto l'Italia ovviamente, ma tutto il mondo con la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma per l'Italia a questo passaggio già di per sé complicato si somma la frana della Prima Repubblica, dei partiti della Prima Repubblica causata dallo scandalo di Tangentopoli. E in quel momento c'è una svolta significativa, perché le forze che si affermano sulla scena politica sono radicalmente diverse e, diciamo così, separate dal passato antifascista che fino ad allora ha costituito il perno della legittimazione dei partiti che allora costituivano l'arco costituzionale, come si diceva. Sono partiti, non hanno legami con l'antifascismo o perché sono partiti nuovi, appena nati, oppure perché si richiamano alla tradizione avversa, radicalmente avversa a quella dell'antifascismo. Nel passaggio tra la prima e la seconda repubblica, così i media sempre più spesso e i politici chiamano la nuova stagione politica, in quel passaggio si dice è necessario trovare un paradigma di riferimento altro rispetto a quello precedente. L'antifascismo deve essere sostituito da un altro tipo di paradigma di riferimento, e quel bambino buttato via con l'acqua sporca di cui parlava Francesco prima. Non lo può essere in quel momento l'antifascismo, almeno è questo il discorso pubblico che tende a prevalere o che comunque riceve grandissima forza. Non lo può essere perché l'antifascismo ha contenuto in sé il comunismo, dunque ha avuto un germe totalitario al proprio interno, ragione per cui non può essere alla base di una nuova democrazia finalmente pacificata. Più o meno questo è lo schema del ragionamento. In quella fase il discorso polemico nei confronti della resistenza riceve una spinta e una vivacità decisamente
decisamente nuova. Diciamo che la rappresentazione della resistenza, che prima era appartenuta ad ambiti specifici, quelli che evocavo prima, la memoria fascista, la memoria anti-antifascista, salta un po' questi steccati per diventare argomento largamente diffuso. Credo che questa tendenza sia proseguita negli anni successivi ad arrivare fino a noi, dicevo prima, non con un cambiamento nei contenuti, ma con un cambiamento riguardo ai suoi strumenti, che ne ha, a mio avviso, decisamente incentivato l'efficacia. E mi riferisco alla distanza cronologica. Man mano che è aumentata la distanza cronologica, la narrazione contraria alla resistenza ha potuto giovarsi di un nuovo strumento utilissimo, vale a dire l'azzeramento dei contesti, del contesto storico, che insieme all'altro grande perno dell'efficacia di questo discorso, vale a dire l'estrema semplificazione di questioni che sono complesse, ha dato un'ulteriore spinta all'efficacia di questo discorso. E una discontinuità c'è oggi, a mio avviso, data dal fatto che l'estrema semplificazione e l'azzeramento dei contesti, questi due strumenti che ne determinano l'efficacia, trovano una rispondenza immediata e fortissima nel linguaggio che tutti utilizziamo, che ha ridisegnato il nostro modo di rapportarci agli altri, il nostro modo di rapportarci e all'attualità e al passato, vale a dire il linguaggio della rete. E io da questo punto sono partita appunto per confrontarmi con questo tipo di narrazione contraria alla resistenza. E a questo punto, visto che l'ho molto evocata, direi in sunto quelli che secondo me costituiscono i capisaldi di questa rappresentazione. Forse l'elemento basilare è quello che dice, quante volte lo abbiamo sentito tutti quanti, che la resistenza è una cosa da Rossi, la resistenza è una roba da comunisti, fondamentalmente. Una rappresentazione che però convive con un'altra che apparentemente è contraddittoria, a mio avviso solo in apparenza contraddittoria, vale a dire quella che dice la resistenza ha contenuto in sé una ridda di posizioni totalmente diverse, fondamentalmente confuse, e proprio per questo succubi della posizione comunista, l'unica chiara. Questo è uno dei primi capisaldi. Altro caposaldo fondamentale è quello che dice la resistenza è stata totalmente inutile dal punto di vista militare. La resistenza non l'hanno certa vinto. Scusatemi, sono... Non l'hanno certo vinta i partigiani, la guerra è stata vinta dagli alleati. A cui si aggiunge anche una coda particolarmente acida, secondo la quale la resistenza, i partigiani, hanno avuto un modo di combattere fondamentalmente vile, mai fondato sul confronto a viso aperto e invece sull'imboscata, invece sull'attentato. Questo ragionamento sull'inutilità militare e sulle modalità del combattimento si lega in realtà strettamente a un altro nodo di questa rappresentazione, più insidioso e più cattivo, potremmo dire, perché la prosecuzione del ragionamento è: visto che non sono stati i partigiani a liberare l'Italia, visto che questa forma di guerra era inutile, se non si fossero ostinati a combattere, si sarebbe risparmiato tanto sangue, perché i tedeschi e i fascisti con loro non avrebbero reagito, non avrebbero ucciso tanta gente innocente. Dunque, i veri responsabili della violenza, con un discorso che espelle totalmente i carnefici, potremmo dire così, dal panorama del ragionamento, ricade sulle spalle dei partigiani. Partigiani che, altro argomento polemico cavallo di battaglia, fondamentalmente sono stati dei mezzi delinquenti, sono stati dei rubagalline che hanno vissuto per mesi sulle spalle della popolazione taglieggiandola, minacciandola con le armi in mano, quindi portando
una minaccia, un pericolo per la popolazione, che non è solo per la vita, quindi con i rastrellamenti, con le rappresaglie, con le stragi, ma anche per le proprietà. Certo però il vero cavallo di battaglia, e qui si arriva a un altro punto, che è quello che ho cercato di riassumere con il titolo del libro, che non è farina del mio sacco, ma che secondo me è particolarmente rispondente, questo anche i partigiani però, il vero nucleo della rappresentazione polemica della resistenza e l'uso della violenza da parte dei partigiani. Anche i partigiani però hanno sparato, anche i partigiani però si sono macchiati le mani di sangue e non sono stati degli stinchi di santo. Ed è un discorso che ha un preciso spartiacque, perché fin tanto che si parla del prima del 25 aprile, si tende a dire appunto hanno usato la violenza, hanno ucciso i nemici, il che, scusatemi, a me fa un po' sorridere perché si è in guerra e non vedo che cos'altro possa capitare, ma al di là di questo si dice la violenza è stata usata contro le spie, contro i banditi, contro gli stessi appartenenti al movimento partigiano, è stato un movimento brutale. Ma questo discorso sale di tono e cambia completamente di segno dopo il 25 aprile, quando si parla dell'insurrezione e delle fasi successive all'insurrezione, allora la resistenza diventa un fenomeno pressoché criminale, praticamente il trionfo di un film dell'orrore, una resa dei conti che è stata un'ondata, l'ondata del sangue dei vinti, fondamentalmente. Ecco, io più che cercare di, credo che si andrebbe al di là dei tempi che ci siamo dati, credo che tutte queste argomentazioni vadano prese sul serio, perciò che tutti i luoghi comuni sono capaci di individuare come punto di realtà, ma che vadano analizzati e che si possano smontare uno per uno con gli strumenti della storia, che sono quelli di dare complessità a ciò che è semplificato e banalizzato e soprattutto di dare profondità storica, cioè ricostruire il contesto in cui quei fatti avvengono. Al di là di questo, cercando di avviarmi alla conclusione, come giustamente mi segnala Ilaria, io credo che ci sia un punto fondamentale da sottolineare. In tutta questa argomentazione polemica, il vero bersaglio è la resistenza armata, il vero bersaglio sono i partigiani. Certamente questo deriva dal fatto che nei primi anni dopo la guerra e il discorso pubblico e gli studi storici si concentrano sull'esperienza delle formazioni partigiane, e dei partiti. E c'è una ragione per questo fatto. Intanto perché si esce da una guerra, ma anche perché nel discorso pubblico ha una funzione non banale, non soltanto di legittimazione delle forze politiche che da quell'esperienza vengono, ma anche di legittimazione dell'Italia che è uscita dal conflitto e che è uscita come cobelligerante. È da lì che è la resistenza armata che dà sostanza a quella qualifica dell'Italia come cobelligerante, dunque non come paese integralmente sconfitto. Negli anni successivi, nei decenni successivi, in particolare a partire dagli anni 60 e poi ancora con maggiore vigore negli anni 70, gli storici hanno messo in luce tante altre forme di resistenza di grande importanza, forme di resistenza e di contrasto all'occupazione che non hanno fatto uso delle armi. Mi riferisco alla mobilitazione nelle fabbriche, mi riferisco all'aiuto ai perseguitati, alla resistenza senza le armi, alla resistenza organizzata che è definita resistenza civile. Tutti aspetti che hanno una grande importanza, ma se voi fate caso nella rappresentazione contraria alla resistenza, queste forme di contrasto all'occupazione sono non pervenute, non sono oggetto di polemica. La polemica si concentra sulla resistenza armata. Io credo che le ragioni siano fondamentalmente tre.
e le dico sinteticamente. Credo che ai partigiani e alla loro scelta di armarsi non venga perdonato questo aspetto. Diciamo così, da parte neofascista alla scelta dei partigiani di usare le armi viene fatta risalire l'origine della guerra civile. Dall'altra parte di memoria, a cui prima accennavo, a questa memoria ampia, anti-antifascista, l'uso delle armi da parte della resistenza e ciò che fa ricadere sulla resistenza la colpa della violenza, come prima ho accennato. C'è anche un altro aspetto, secondo me. Sulla resistenza armata converge la posta di una partita, una posta in palio molto alta, che è quella del rapporto con la popolazione. In ragione delle difficoltà a cui accennavo prima, accusare la resistenza armata permette fondamentalmente di rappresentare la resistenza come qualcosa di estraneo rispetto alla maggioranza della popolazione. In quella stagione in cui prima è stata evocata, quella degli anni 90, è lì che la zona grigia comincia a essere rappresentata come la parte migliore dell'Italia, quella che non ha ceduto agli estremismi, quella che non si è mobilitata, quella che ha aspettato che l'emergenza e la tragedia della guerra passasse. Un'ultima ragione, secondo me, porta a concentrare la polemica sulla resistenza armata. Credo che non le si perdoni quello che dal mio punto di vista è l'aspetto più affascinante, il fatto cioè che sia un movimento che nasce dal basso e che nasce fuori dalla legge per cercare di costruire una nuova legge. E questo lascia sul piatto una domanda che è ineludibile e che è la più radicale e che interpella tutti fondamentalmente, che è questa: che cosa è legittimo fare per ribellarsi, per resistere a un ordine iniquo che è basato sulla sopraffazione e che mette in discussione il valore della vita stessa. Mi ringrazio. Grazie mille a Chiara, che ci ha fatto un bel punto di quelli che sono i problemi che deve affrontare chi vuole scrivere storia della resistenza. A questo punto la parola a Alessandro Orlandini, direttore dell'Istituto di Siena, che un volume sulla storia della resistenza in provincia di Siena, come dicevo, lo ha pubblicato recentemente con un bel gruppo di ricerca e che interverrà con un intervento dal titolo La resistenza nel Grossetano e nel Senese, le tre guerre e la zona grigia. Assolutamente sì, vieni al mio posto. Orologio, mascherina, appunti da rischio di combinare un disastro totale. Eccoci. Bene, grazie. Venendo a una dimensione locale, vediamo se riesco anche io a dare qualche risposta a quell'insieme di luoghi comuni o di pessime interpretazioni antipartigiane, antiresistenziali, di cui abbiamo sentito parlare nel bell'intervento che mi ha preceduto. La resistenza nel Senese e nel Grossetano. Si tratta di due resistenze tra di sé con rapporti abbastanza stretti, perlomeno la resistenza nel Grossetano settentrionale. Rapporti abbastanza stretti di vario tipo. In primo luogo di filiazione vera e propria, magari difficile, magari complessa, magari contraddittoria, lo fu nell'immediato, lo fu nelle interpretazioni del secondo dopoguerra, ma sta di fatto che alcune bande che operarono nel Senese, come quella di Velio Menchini, che fu coinvolta nel rastrellamento e nell'eccidio di Monte Maggio, o quella di Giorgio Stoppa, erano una filiazione della banda del Massetano, erano una filiazione della banda
precocemente costituita e guidata da Mario Chirici. Tra l'altro una banda in cui la complessità delle posizioni politiche era già evidente fin dall'inizio, essendo Mario Chirici e il CLN di Massa Marittima a cui si riferiva non un comunista, nemmeno un socialista, bensì un democratico, un repubblicano, mentre vari suoi partigiani, compreso lo stesso Giorgio Stoppa, comunisti erano. Ci sono rapporti di condivisione di zone operative. Si venne a formare una sorta di fronte mobile della resistenza lungo un confine che comprendeva le province di Pisa, Siena, Grosseto e che andava da San Gimignano a Lamiata sostanzialmente. Passando per Radicondoli, per Montieri, per Chiusdino, per Roccastrada, eccetera. Questa fu una delle zone di maggiore operatività, come si trattasse appunto di una sorta di fronte partigiano mobilissimo nei mesi, nella prima metà, insomma, del 1944. E infine c'è un legame stabilito dai nemici, stabilito dagli avversari, il legame che unì in una serie di rapporti, di collaborazioni, il prefetto fascista di Grosseto Ercolani e il prefetto fascista di Siena Chiurco, nel coordinare le attività antiguerriglia, nel coordinare le attività antiresistenziali, salvo poi nel dopoguerra rimpallarsi le accuse a chi era stato più cattivo fra i due, ognuno dei due diceva no, ma io ero più buono, è stato l'altro, e insomma se ci sono state delle fucilazioni la colpa è sua. Ma si possono intravedere anche altre relazioni fra le due zone. Alcune somiglianze importanti. E mi riferisco, ecco il tema di questa breve conversazione, e mi riferisco al tema, o diciamo pure al canone, della resistenza come intreccio di tre guerre. La fo brevissima, anche perché credo tutti quanti conosciate la cosa. La destra, quella destra che ha animato fin dal 1945 le critiche alla resistenza che si sono sentite prima del mio intervento, in particolare Giorgio Pisanò, si fece subito portatrice dell'interpretazione della resistenza come guerra civile. E per molto tempo il mondo resistenziale ha rifiutato questa definizione, sottolineando invece che si è trattato di qualcosa di diverso. Dopo molti anni venne un libro fondamentale, nato nella cultura antifascista, quello di Claudio Pavone, che indicò la resistenza come un fenomeno estremamente complesso che vedeva l'intreccio di una guerra civile, di una guerra di liberazione nazionale e di una guerra di classe. Che cosa è accaduto nel racconto pubblico? È accaduto che le altre due guerre sono scomparse ed è rimasta soltanto guerra civile. Io vi ieri sera avevamo un dibattito organizzato dall'Istituto Senese sul 75esimo della Repubblica e uno dei relatori, un docente universitario, nel parlare della Repubblica e della Costituzione sottolineava come siano nate dopo la guerra civile, punto. Fine qua, la guerra civile. In parte è lo stesso Claudio Pavone a nel suo libro a indurre questa cosa, intanto per la scelta del titolo, perché l'ha intitolato Una guerra civile, ma in secondo luogo perché sostenne che nella guerra civile ci stava dentro anche la guerra di liberazione nazionale. Allora io stasera voglio fare delle considerazioni guardando a Grosseto e a Siena e domandarmi, ma fu, se si guarda alle nostre zone, davvero così? Fu davvero così? Provo a rispondere. Allora, se si guarda morti, centinaia di morti,
partigiani e fascisti, spesso vittime gli uni degli altri. In pochissimo tempo, in pochi mesi, l'impressione della guerra civile è un'impressione forte, ma se si allarga l'ottica, se si prendono in considerazione altri elementi, viene fuori un quadro molto diverso. In primo luogo c'è bisogno di una domanda preliminare. Cosa fu la Repubblica Sociale Italiana? Un altro storico, Marco Palla, in dissenso con la visione di Claudio Pavone, ha sottolineato come la Repubblica Sociale Italiana fu prevalentemente un fenomeno di collaborazionismo. Collaborazionismo di una parte degli italiani con gli occupanti tedeschi nella guerra contro gli angloamericani, contro gli alleati. Se questa visione, diciamo, questa ipotesi ha un fondamento, voi capite che la prospettiva cambia. Se la Repubblica Sociale, se i repubblichini furono collaborazionisti di una potenza militare che era quella nazista, non fu la guerra civile a contenere la guerra di liberazione nazionale, ma il contrario. Fu la guerra di liberazione nazionale a avere anche elementi forti, evidenti, resi feroci dal contesto della guerra complessiva della Seconda Guerra Mondiale, ebbe anche elementi di guerra civile. Faccio un paragone esattamente come si potrebbe dire la guerra di indipendenza americana, dove all'indipendenza, alla lotta contro gli inglesi per l'indipendenza si mischiò una lotta tra coloni con quelli che quell'indipendenza non la volevano e volevano rimanere fedeli alla corona. Ebbene, l'impressione che nel Grossetano e nel Senese la natura di collaborazionismo della Repubblica Sociale sia molto fondata. È evidente che questa sarebbe una pista di ricerca importante. Si tratterebbe di vedere quanti iscritti. A Siena abbiamo cercato di dare un'occhiata. Abbiamo visto che c'è un crollo spaventoso degli iscritti tra il 43 e il 44. Bisognerebbe vedere chi erano questi iscritti, a quali ceti sociali appartenevano, per capire se ci fu un effettivo radicamento di questo nuovo fascismo o se fu invece un elemento che nasceva da una parte da nostalgie, dall'altra da voglia di vendetta, dall'altra da furori giovanili di una parte insomma della gioventù allevata durante il fascismo, ma senza un effettivo radicamento sociale. Perché se così fosse, almeno dalle nostre parti, questo elemento di guerra civile non scompare, ma diminuisce molto. Quindi chi usa questa categoria bisognerebbe facesse più attenzione. Non so quanto ho preso, mi manca 5 minuti più. Perfetto, in 5 minuti me la cavo. Ma ci sono altri elementi. In primo luogo i 45 giorni. Che successe a Siena dopo il 25 luglio del 43? Cosa successe a Grosseto? Più in generale, cosa successe in tutta Italia? Voi siete a conoscenza dell'inizio di una guerra civile? Ci furono manifestazioni di giubilo, furono buttati giù un po' di simboli del regime, qualche fascista forse venne percosso, ma non ci fu nessun segno di inizio di una guerra civile. E allora la guerra civile quando comincia? Comincia con la nascita della Repubblica Sociale, dopo l'8 settembre, con la nascita di quella costruzione statale al servizio dei tedeschi, e comincia con la sua pretesa di arruolare nell'esercito a fianco dei tedeschi tanti giovani che divennero renitenti e una parte di questi divenne renitenti armati. E quindi è lì la radice della guerra civile. Altro che gli azionisti, altro che i comunisti. Lì
si trova in quella scelta di costituire quella tipo di entità statale al servizio della Germania di Hitler. Un altro elemento. L'ampio, anche se non totale, anche se non univoco, impegno dei partigiani delle nostre zone contro i tedeschi. È vero che tante azioni partigiani, che furono anche occupazioni di paesi, che furono anche battaglie vere e proprie, nel Grossetano avete numerosi esempi contro i fascisti, quindi anche in campo aperto, è un falso che fosse si trattasse soltanto di guerriglia, e comunque anche la guerriglia aveva una sua dignità come forma di guerra. L'impegno contro i tedeschi, un impegno che crebbe man mano che il fronte si avvicinava, soprattutto nel maggio-giugno. Le azioni partigiane nei confronti dei tedeschi si moltiplicarono, nonostante i rischi che comportavano. Le cronache e i documenti d'archivio sono in grado di documentare, nonché le relazioni delle bande partigiane. E questo impegno ci fu fino all'ultimo, rimanendo al Grossetano, basta pensare a Pitigliano, basta pensare alla liberazione di Grosseto. Perché attaccare i tedeschi che passavano e si ritiravano nelle vicinanze? Perché si obbediva a un ordine preciso, che veniva dagli alleati, che veniva dal CLN, e quell'ordine preciso era che i tedeschi andavano combattuti e indeboliti in qualunque momento. E questo fu fatto a rischio, e i rischi ci furono, e come. E questo è guerra civile? I tedeschi non erano italiani. E quindi è un elemento invece di guerra di liberazione nazionale chiaro e tondo. Terzo luogo, una parte delle stragi nazifasciste. La vedo dal punto di vista opposto. Una parte delle stragi nazifasciste, che stanno volando via, della guerra civile, ha il segno di una guerra non civile, ma di una guerra guerreggiata da parte dei tedeschi e in molti casi dei loro alleati fascisti contro la popolazione civile per ridurre all'impotenza una resistenza che sta dando grosso fastidio. È la teorizzazione che fa Kesselring nella guerra antipartigiana e che già da noi fa vedere i suoi effetti. Li fa vedere a Rocca Albegna, li fa vedere a Niccioleta, li fa vedere a Palazzaccio nel comune di Castelnuovo Verardenga, nel Senese. Si uccidono i civili per impedire che i partigiani ancora agiscano. Ma agiscano contro chi? Contro i fascisti? No, siamo in un momento in cui i fascisti ormai sono ridotti quasi all'impotenza. Siamo nelle ultime settimane di guerra. No, si agisce, si massacra la popolazione civile, certo talvolta per vendetta, talvolta per frustrazione, talvolta per pura e semplice violenza, ma spesso per fare una terra bruciata in cui i partigiani non possono danneggiare la ritirata dei tedeschi, che come sapete era una ritirata, non una rotta, ma una ritirata di un esercito che combatteva su ogni posizione e che avere alle spalle, va bene, dei combattenti guerriglieri, da questo fatto ricavava dei rischi davvero notevoli. E quindi sono tedeschi stessi a dimostrare che di guerra civile non si trattava, ma si trattava di una vera e propria guerra, che per l'italiano era di liberazione e per loro di occupazione di un paese, di mantenimento dell'occupazione di un paese. Infine, l'impegno di molti partigiani, più del senese, perché nel Grossetano ci furono ostacoli notevoli perché ciò avvenisse, però in parte anche del Grossetano, l'impegno di centinaia di ex partigiani nei gruppi di combattimento del ricostituito esercito italiano, che se ne andarono a combattere al di là della Gotica, vestiti con l'uniforme inglese, liberando interi paesi della Romagna, arrivando fino a Venezia, facendosi il 25 aprile lontano
dalle loro terre dove avrebbero potuto rimanere. Certo, che si può dire, ma furono comunisti a mandarceli perché volevano infiltrare l'esercito. Certamente si può dire tutto e si può dire il contrario di tutto. La realtà è che il valore di questa cosa è il valore di una lotta nazionale. E sono questi gli elementi appunto che rafforzano il carattere, io dico, di liberazione, e lo fanno prevalere nella resistenza. E comunque indicano quando sia riduttiva e fuorviante l'utilizzo tout court della definizione di guerra civile. Finito il tempo di guerra di classe e di zona grigia, se ne parla alle celebrazioni dell'anno prossimo. Grazie mille ad Alessandro Orlandini, che giustamente ricordava che fra il senese e il grossetano ci sono zone di contatto, perché la resistenza poi non rispetta quelli che sono i confini amministrativi e quindi le bande agiscono a cavallo di quei confini. Ora, per fare un po' il punto su quello che avviene nel nostro territorio, pur appunto sui confini a volte, abbiamo chiesto di intervenire a Filippo Masina, che, come dicevo prima, sta lavorando con noi a una ricerca sulla resistenza che speriamo di poter pubblicare a fine anno con un bel gruppo di lavoro. E a lui quindi la difficoltà aggiuntiva di fare il punto sul lavoro in corso. Grazie Ilaria, e grazie innanzitutto dell'invito, che mi fa molto piacere. Io parlo per ultimo, quindi ho questa incombenza un pochino antipatica, però fortunatamente chi ha parlato prima di me ha scompaginato abbastanza quello che avevo intenzione di dire, per mia e per vostra fortuna, perché volevo parlare di alcuni aspetti più tecnici. Invece in realtà gli argomenti che sono stati introdotti sia sulla memoria della resistenza, la memoria del fascismo e dell'antifascismo, sia su quelle che sono le accuse e i luoghi comuni fatti alla resistenza, mi consentono in realtà di parlare di alcuni comportamenti delle bande nel grossetano che in realtà confutano esattamente tutta una serie di accuse che sono state fatte alla resistenza. Le bande innanzitutto si trovano a dover fare delle scelte complicatissime, sono in buona parte composte, in grandissima parte composte da ragazzi senza nessuna esperienza militare, anche se nel grossetano c'è un contributo importante da parte di ex militari, prima Alessandro Orlandini ha nominato Mario Chirici, che si pongono a capo di bande armate, quindi hanno un'esperienza militare più o meno approfondita, ma le bande sono costituite spesso da ragazzi giovanissimi che non hanno nessuna esperienza militare e si trovano a dover fare delle scelte che mettono in discussione la loro vita, quella dei nemici, che spesso sono compaesani o vivono nelle stesse comunità o in comunità limitrofe, quando parliamo dei fascisti, e mettono in discussione la vita della zona grigia, di chi non combatte. E quindi l'analisi della documentazione partigiana, la memorialistica, ormai la storiografia lo ha indagato questo molto approfonditamente, rivela come ci fosse la difficoltà a fare tutta una serie di scelte per quelle che potevano essere le conseguenze per sé e per gli altri. Quindi l'accusa alle bande di essere irresponsabili, di aver fatto una guerra inutile che in realtà ha provocato la reazione dei tedeschi e le rappresaglie, quasi come se le rappresaglie fossero qualcosa di legittimo. No, le rappresaglie, come le hanno fatte i tedeschi, non avevano nessun tipo di legittimità né morale né formale. Questo va detto con forza, perché altrimenti sembra che sia giusto ammazzare 335 persone alle fosse ardeatine e tutto il resto. Punto secondo, quindi le bande si preoccupano di come si devono comportare o si possono comportare. Punto secondo, ci sono dei limiti operativi dovuti non soltanto all'inesperienza o alla poca esperienza, ma dovuti per esempio alle armi. Prima preoccupazione delle bande sono le armi. E non è che si può andare a fare resistenza col fucile da caccia del babbo. Bisogna trovare le armi, e dove si vanno a prendere le armi? E bisogna fare gli assalti alle caserme, che però nel grossetano sono quasi sempre piccole caserme, o dei carabinieri o poi dopo della Guardia Nazionale Repubblicana. Sono avanzi della divisione Ravenna, che all'8 settembre si trova sul territorio, i soldati si sbandano e lasciano un po' di materiale.
con queste poche armi bisogna cercare, e che azioni si possono fare? Si fa la guerra di guerriglia, che è l'unica guerra che possono fare i partigiani. Quindi l'accusa a dire era una guerra sleale. Allora, innanzitutto la guerriglia non ha meno dignità di quella che viene considerata la guerra regolare. La guerra regolare è un'invenzione della contemporaneità. La guerra di base è sempre stata una guerra di guerriglia. Gli storici della guerriglia sono concordi nel fatto che è nata prima la guerriglia e poi la guerra, come la intendiamo noi, secondo un concetto peraltro molto occidentale e molto eurocentrico. Quindi i partigiani potevano fare solo quella guerra di guerriglia, e ci mancherebbe che avessero affrontato a viso aperto un nemico che era quasi sempre molto più forte, non sempre i fascisti, che non erano messi molto a buon partito, poco motivati, mal condotti, male armati anche loro, ma ovviamente questa maggior ragione è il caso dei tedeschi, che per quanto l'esercito tedesco nel 43, al momento dell'armistizio, sia già in fortissima crisi, e a maggior ragione nel 44, chiaramente dal punto di vista combattivo e operativo sta su un altro pianeta rispetto a delle bande di civili che prendono le armi e cercano di capire come usarle, in pochi mesi peraltro, come è stata la breve stagione della resistenza nella parte meridionale della Toscana, Siena e Grosseto. Quindi i partigiani possono fare solo la guerra di guerriglia. Non soltanto, gli alleati vogliono che i partigiani facciano la guerra di guerriglia. Gli alleati si arrabbiano con i comunisti, si arrabbiano con gli azionisti, con Parri, che vogliono fare l'esercito partigiano. Gli alleati gli dicono: come lo armate, come lo mantenete, dove lo mettete? Perché i partigiani non stanno al di qua di un fronte, stanno dietro le linee nemiche. I partigiani del Grossetano per molti mesi agiscono in quella che è una retrovia del fronte militare vero e proprio, che è il fronte della linea di Cassino, della linea Gustav. I partigiani agiscono in una retrovia, agiscono al di là delle linee nemiche. Come si fa a costruire un esercito al di là delle linee nemiche? Quindi tutte queste problematiche portano al fatto che i partigiani fanno e possono fare solo una guerra di guerriglia. Anzi, quando nell'estate del 44 si pensa che la guerra stia per finire, perché il fronte si muove finalmente, gli alleati sfondano a Cassino, liberano Roma, liberano rapidamente il sud della Toscana, si pensa che la guerra stia per finire. Pochi immaginano che in realtà ci vorranno altri 10 mesi e che per 10 mesi il fronte rimarrà fermo sugli Appennini. E quindi la volontà politica di certe componenti della resistenza, la componente comunista, la componente azionista, che compongono peraltro grosso modo il 70% delle forze armate della resistenza, quindi sono la gran parte del nerbo militare della resistenza, immaginano di costituire delle formazioni più grandi possibili, perché intendono che quell'esercito partigiano sia la base del nuovo esercito democratico. E questo porta anche a fare delle scelte strategiche purtroppo controproducenti per la resistenza, fra cui per esempio le repubbliche partigiane, che poi vengono spazzate via. La resistenza non si può permettere di avere delle basi stabili, anche se le repubbliche partigiane sono un tema molto complesso, ora l'ho detto in maniera molto semplificata, però sta di fatto che nel momento in cui i partigiani scelgono, essendo formazioni grandi, di fermarsi, di gestire un territorio, poi non riescono sul medio-lungo periodo a resistere alla reazione tedesca. Quindi bisogna fare una guerra di guerriglia, per forza. Questa guerra di guerriglia nel Grossetano, vengo un po' al caso locale, non viene fatta in maniera così irresponsabile. Io una delle cose che ho fatto per il lavoro che stiamo portando avanti con l'Istituto di Grosseto, questa pubblicazione che vedrà la luce auspicabilmente entro la fine dell'anno, è cercare di riassumere un po' di dati quantitativi della resistenza, partendo da uno strumento che è la cronologia della resistenza in Toscana, a suo tempo curata da Giovanni Verni, uscita una quindicina di anni fa, con il contributo per la provincia di Grosseto di Nicola Capitini Maccabruni. E quindi ho inserito in un database tutte le azioni registrate nell'attuale provincia di Grosseto, quindi con una chiaramente suddivisione amministrativa che, come ha detto Ilaria,
gioco forza è limitativa, però diciamo è per avere un quadro un pochino razionalizzabile. E sono emersi secondo me due elementi importanti che in parte sono già stati anticipati soprattutto da quello che ha detto poc'anzi Orlandini. Il primo è che i partigiani da subito dimostrano anche bande raccogliticce con poche armi, con poca esperienza, dimostrano subito una disponibilità allo scontro armato che non è scontata, ripeto, per delle bande improvvisate che si raccolgono nel giro di pochi giorni o settimane, che devono convivere con l'assenza di armi, di viveri, di vestiario adeguato, braccati in parte dai tedeschi, ma soprattutto diciamo dalla reazione della Repubblica Sociale. Facendo un dato quantitativo, nel complesso gli scontri a fuoco costituiscono quasi il 40% del totale delle azioni fatte dalle bande nel Grossetano. Quindi non è vero, per esempio, quello che si può pensare, cioè che le bande si sono soprattutto dedicate, per esempio, ai sabotaggi o al furto di attrezzature, di cibo ai tedeschi, ai fascisti. Il primo impegno è stato lo scontro armato, lo scontro a fuoco, o con i fascisti o con i tedeschi. In secondo luogo, è vero che a lungo, calcolando da settembre a giugno la stagione della resistenza in Maremma, fino a maggio compreso, le azioni sono dirette principalmente contro le strutture fasciste. Quindi brutalizzo, e Orlandini mi sgriderà più tardi, ma diciamo per alcuni mesi la guerra civile è prevalente sulla guerra di liberazione, posto che anche la guerra civile, intesa in quel senso, era una guerra di liberazione, dato che c'è un regime collaborazionista. Ma da maggio in poi crescono notevolmente le azioni contro i tedeschi e nel mese di giugno le azioni contro i tedeschi sono molto di più di quelle contro i fascisti. Quindi non soltanto le bande manifestano da subito una propensione allo scontro armato con tutti i rischi diretti e indiretti che questo comportava, diretti perché ovviamente se ti vai a sparare contro qualcuno la possibilità di lasciarci le penne esiste, ma se ti catturano con le armi in pugno è difficile salvare la pelle, ti fucilano. Spesso i fascisti fucilavano anche senza le armi in pugno, quindi se ti trovano con le armi in pugno finisci davanti al plotone d'esecuzione. Quindi andare a fare un'imboscata, che qualcuno dice è una cosa vile, comporta un rischio notevolissimo per la vita individuale. Ma poi a giugno, nel momento in cui il fronte si muove, nel momento in cui le bande, due elementi importanti, uno, sanno che arrivano gli alleati, giorno più giorno meno gli alleati arrivano, ma non è che aspettano che arrivino gli alleati per muoversi, si muovono e iniziano a combattere e a disturbare in maniera fortissima la ritirata tedesca. La strage di Niccioleta avviene lungo la linea di spostamento di un'unità tedesca che viene inviata appositamente per contrastare le bande che nel Grossetano stanno disturbando questa ritirata attiva dei tedeschi che, come diceva poc'anzi Orlandini, combattono metro per metro e non si possono permettere di avere alle spalle qualcuno che non gli consente di riposare, che gli disturba le linee di comunicazione e che diciamo porta delle perdite anche significative. A giugno quindi le bande si muovono contro i tedeschi, primo perché sanno che ci sono gli alleati in arrivo nel giro di qualche giorno, qualche settimana, questo non lo possono sapere, secondo perché hanno le armi, perché tra maggio e giugno arrivano i lanci alleati. Tornando al discorso di prima, i partigiani possono fare solo la guerriglia, gli alleati gli mandano solo armi leggere, quindi quando hai soltanto mitra e bombe a mano non è che puoi fare gli assalti di artiglieria, quelle sono le armi con cui puoi combattere, quindi quella è la guerra che puoi fare. Quindi quando il fronte si muove e quando i partigiani e le bande, ovviamente come accadrà al nord un anno dopo, il momento in cui si avvicina il momento della liberazione, le bande crescono numericamente. E in quel momento, mentre crescono, hanno finalmente a disposizione le armi, i ricambi, le munizioni e attaccano. Non attaccano con, diciamo, sconsideratezza. Non è vero anche qui che
le bande per puro spirito d'avventura o per fanatismo attaccano senza pensare alle conseguenze. Faccio un esempio dei tanti che potrei, faccio esempio per il Grossetano, la banda Gramsci di Roccastrada, qui abbiamo una roccastradina quindi sa bene di che cosa sto parlando. La banda Gramsci, come dice il nome, banda comunista, con il calcio dei fucili su cui era impresso la faccia e il martello, ai primi di giugno, quando i fascisti sostanzialmente sono già ormai fuggiti e non ce n'è più traccia, si ritrovano a Roccastrada, gomito a gomito con i tedeschi, letteralmente gomito a gomito, con quei reparti che sono ancora rimasti in paese. Un partigiano ha raccontato nelle sue memorie che a un certo punto la banda si trova al bar del paese insieme ai tedeschi. A momenti fanno amicizia. Non è che i partigiani arrivano lì e gli sparano, perché pensano, se ne stanno per andare, perché mettere in pericolo non solo noi stessi, ma rischiare rappresaglie sui civili. A momenti fanno amicizia, se non che questa faccia e martello incisa sui calci dei fucili provoca il fastidio dei tedeschi e a momenti si sparano. E i partigiani che cosa fanno? Scelgono di uscire dal paese, aspettare che i tedeschi se ne vadano, si attestano intorno al paese, aspettano che i tedeschi se ne vadano. I tedeschi peraltro mettono a ferro e fuoco Roccastrada andandosene, senza in questo essere stati provocati, perché i partigiani hanno scelto di aspettare, questa è una banda comunista. Pochi giorni dopo la stessa banda attacca i tedeschi in ritirata, muore il capo della banda, muoiono quattro partigiani a Ponte del Ricci, quindi la stessa banda aveva scelto razionalmente sulla base delle circostanze se era opportuno attaccare oppure no. Lo stesso Chirici, una delle prime azioni che vengono raccontate, vado a terminare, della sua banda, la racconta poi nel dopoguerra Luigi Tartagli, che era un partigiano della banda, fatta nel comune di Montioni, che in provincia di Livorno, quindi diciamo la parte nord-occidentale della raggiunazione della banda. In realtà non era una vera e propria azione. Chirici con altri partigiani va dal comandante dei fascisti di Montioni, che non sta in caserma ma sta con la famiglia in abitazione privata, vanno a casa sua di notte e gli dicono: o ve ne andate o dobbiamo far scorrere il sangue, perché questa è zona partigiana e qui comandano i partigiani. Questa forma, i fascisti se ne vanno dopo qualche giorno, questa forma di, diciamo così, intimidazione, io non la leggo come una sorta di attesismo o appeasement, diciamo, o non volontà di combattere. Io la leggo invece come una forma di recupero di una sovranità. Di una sovranità che i partigiani, in quanto rappresentanti di quell'Italia antifascista che intende innanzitutto costruire uno Stato democratico e quindi antifascista, quindi la negazione del fascismo, intendono esercitare un dominio legittimo e un uso legittimo della violenza, che è uno dei presupposti peraltro degli stati moderni. Quindi non un uso arbitrario della violenza, ma un uso ponderato. È chiaro che si possono fare moltissime casistiche da questo punto di vista e portare episodi, se vogliamo, contrari. Il concetto è che la complessità di ciò che è stato la resistenza implica la complessità delle scelte che le bande si sono trovate a fare, bande che agivano in contesti locali, agivano spesso all'interno delle proprie comunità, da cui diciamo erano fuoriusciti, nel senso che secondo lo Stato saloino erano clandestini, erano banditi, erano fuori legge, ma a contatto e protetti delle proprie comunità, e questo implicava dover fare delle scelte che in qualche modo contenessero anche i danni per la popolazione civile. Quindi poi andando a leggere anche la storia locale della resistenza o delle resistenze, perché io poi ho parlato solo della resistenza armata, la resistenza è stata tante cose, sono tante resistenze, resistenza civile, resistenza delle donne, del clero, sono tantissime componenti, tutte compongono la resistenza e tutte hanno pari dignità, la resistenza armata in particolare, che è il bersaglio della memoria anti-antifascista, quando non neofascista, come ci ha detto prima Chiara Colombini,
non è stata in realtà a senso unico, non soltanto in termini ideologici, ma neanche a livello di comportamento, neanche a livello operativo. E per capire questa complessità bisogna un po' scendere anche nello specifico, e in questo forse diciamo le storie locali più o meno provinciali o più o meno regionali ci possono aiutare, perché ci fanno leggere un po' questa complessità più da vicino. Grazie.